Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi parlo di questo filo qua per decespugliatore, il Super Platino Active. Sto usando da un paio di giorni, mi trovo veramente bene e ve ne volevo parlare, dopo la sigla. Piccola premessa, non mi paga nessuno per questo video, non è un video sponsorizzato, questo l'ho acquistato io l'anno scorso, l'ho pagato intorno ai 20 euro. Ho finito prima il filo che avevo montato qui sul testino del cespugliatore Active e adesso ho iniziato questo. Sono un paio di giorni che lo utilizzo e mi sono trovato veramente veramente bene. Dopo vi faccio vedere in che situazione l'ho utilizzato, con erba alta anche 2 metri, rovi piccoli perché i grandi non ce la fa ovviamente, non è una lama o un macinone. Però vi dico la verità, in pochi minuti ho fatto un passaggio in mezzo a una boscaglia che faceva paura. Intanto, piccola premessa, vi parlo un attimino del filo. È un filo quadrato da 2,7, ma esistono anche fino a 3,3 se non sbaglio. Io ho un decespugliatore Oleomac da 40 cc, è una buona macchina, pesante, ma è una buona macchina. Quindi ho utilizzato fino adesso un filo quadrato da 3,3. È terminato, l'ho trovato un pochino troppo difficoltoso a far prendere i giri la macchina perché è un po' pesante. Ora ho provato questo 2,7 e vi dico la verità, mi sto trovando veramente bene, tanto che mi sono convinto a parlarvene qui su un video. Volevo dirvi solo due cose, ve l'avevo già scritto sul blog. Nell'articolo che ho fatto sulla guida all'acquisto dei decespugliatori, se vi interessa potete andarlo a vedere. E tra l'altro è stata molto apprezzata, ringrazio chi l'ha letto perché ho visto che ha avuto molto successo. Quando si utilizza il decespugliatore è importante proteggersi perché ci si fa male in un attimo. Allora, io uso gli occhiali da sole, sopra di quelli uso la maschera, quella con la retina, perché esiste anche quella con la plastica, solo che ho visto che tende poi ad appannarsi con il calore, insomma. Invece questa qui è eccezionale, guardate, sono usata da qualche giorno, le impurità che riesce a trattenere. E comunque nonostante questo, nonostante gli occhiali sotto, un po' di terra mi è arrivata anche negli occhi, quindi vi lascio immaginare cosa succede se non avete queste protezioni. Un paio di cuffie, perché il rumore è veramente elevato del cespugliatore, dopo un po' dà fastidio, ovviamente i guanti. Ora non le vedete, io ho i pantaloni lunghi, quelli da lavoro, sono molto robusti, e un paio di scarpe antinfortunistiche. Non sono necessarie, io quelle le ho per me, le uso, sono abituato a usarle. Dovrei usare la manica lunga, non l'ho usata, quindi voi se avete possibilità non succede nulla, però magari la terra vi dà fastidio, ecco tutto lì. Ultima premessa e poi andiamo sul campo. Questo filo qui attualmente ha una lunghezza di circa 17 centimetri, è troppo anche per la potenza che ho io. Questo è stato l'ultimo giro che ho fatto. Ho premuto a terra, è uscito un po' troppo filo, adesso lo dovrò tagliare perché in questi 2 giorni ho visto che la lunghezza ideale per tagliare erba veramente alta, misto rovi piccoli, parliamo di quelli veramente piccolissimi, è di 4 dita, che sarebbero circa 7 centimetri. Quindi il filo arriva a questa altezza qua. In queste condizioni il motore prende bene i giri e si riesce a tagliare con velocità, passandola sopra a sotto, cioè appoggiando praticamente la testina sopra l'erba e scendendo e poi risalendo. In questo modo si macina tutto, non esiste più niente. Vi dicevo, per i rovi invece no, non va bene. Lì ci vuole il macinone oppure le lame, quelle triangolari o quelle bilama. Quindi il macinone lo prenderò a breve e farò un video anche su quello. Adesso andiamo sul campo.
Avete conto che sto usando la mano sola, è difficile manovrarlo. Ora vi faccio vedere il filo, lo spengo, vi faccio vedere il filo. Allora, il filo è lungo 4 dita, saranno 6-7 cm, non di più, perché col filo più lungo il motore va troppo sotto sforzo, non riesco a prendere i giri, non ce la fa. Tenete conto, questo è un 40cc, non è proprio piccolino, il massimo sono 50-55. Magari con una potenza maggiore potete tenere un paio di centimetri in più, ma fa poco. Faccio vedere quello che ho fatto fino adesso. Tutta quella parte lì sopra l'albero a scendere, tutta questa parte qui, tutto questo crinale, roba veramente di pochi minuti. E tenete conto che io non sono un professionista, quindi faccio quello che posso. Però mi faceva piacere, ecco, darvi un parere su questo filo. Bene, mi sono fermato un attimo perché vi faccio vedere cosa ho tagliato. Qui ho dei rovi grandi come mezzo dito. Questi sono grossi un dito, questi non li taglierò mai. E se si trovano questi, ovviamente il filo si rompe. In questo istante li ho rotti tutti e due. Però guardate che lavoro che ho fatto. Questo l'ho sfilacciato, ma l'ho rotto. Qui ho tutti i rovi che vanno da pochi millimetri. Come vi dicevo prima, questo qui che è grande come un dito, sarà un centimetro quello. Quindi qui adesso devo tornare col macinone perché oltre non vado, però si può fare un bel lavoro. Adesso io andrò avanti qui, questo come vi ho fatto vedere prima è dove sono passato attraverso l'albero, questi rovi arrivavano fino all'albero, lo coprivano completamente, lì ho ripulito, quindi sì, è un buon filo e davvero sono contento. E sono contento di farvelo vedere. Se avete un motore di una buona potenza come il mio, vi troverete sicuramente bene. Allora, ribadisco i sistemi di protezione personali, se no ci si fa male. È tutto qui dalla mia campagna, vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo giovedì prossimo.